Bene amici, combinazione astrale, finalmente un evento in presenza, metto mascherina perché sto entrando al chiuso e un telefono da provare, è l'Oppo Reno 4 Pro. Ma vi racconto un po' di questo evento, è una conferenza di IKEA e voi direte, ma IKEA cosa cavolo c'entra con il mondo dei giochi? E non ho messo questa maglietta a caso, beh c'entra perché ragazzi... Dal primo di ottobre IKEA in collaborazione con Asus presenta una serie di mobili dedicati al gaming e tra l'altro l'amico Gazzoli che sta facendo una storia Instagram ed è seduto proprio su una poltrona IKEA. Non lo disturbo ma poi mi ci siedo anch'io appena ha finito e faccio vedere qua come ci sia Alessandro Stermi che mi ha già battuto ingloriosamente. Ah ok, aiuto. Questa è una sfida, ma che è seduto sull'altra tipologia di sedia, quella bianca. Ma tutti questi mobili, quindi questo, oltre la scrivania, ma cassettiera, la scrivania, sono studiati insieme ad Asus per essere ottimizzate per proprio il gaming, sia da un punto di vista del design, sia dal punto di vista delle funzionalità. Sì, si piace Gazzoli, ti piace, quindi sei ancora a fare la storia Instagram e allora mi sposto più in qua per sedermi sulla sedia tipologia, chiamiamola B, ovvero quella tutta chiusa, tutta in ecopelle. Vediamo un po' quanto è comodo, anzi vediamo se riesco a attivare. No ragazzi, non c'è il passaggio tra normale e grandangolare mentre sta girando i video, male, ma facciamo così, metto la grandangolo manualmente. Ok, ci siamo, regolazione dell'altezza con la levetta, ovviamente ammortizzatore a gas e buona comodità, si piega ovviamente anche indietro, immagino che sia regolabile anche lo sforzo che ci vuole per piegarsi, ma andiamo a vedere se Gianluca ha finito, poi ancora tanto tra l'altro influencer di un certo peso, di un certo design soprattutto, quindi 8 IKEA perfetto, c'è anche Efrem, ciao ragazzi, e no, niente. Non ce la possiamo fare. Dai Gianluca, eri bellissimo, andava bene così. Non sei convinto? Il telefono non era abbastanza su secondo me. Mannaia, no, devi dirmi che c'era Usi perché non riesco mai a... Tra l'altro sei venuto qua in moto perché ti ho visto col casco e nonostante il casco sei così. Il casco in realtà a volte aiuta. Sì. Cioè, se tu riesci a infilarlo incastrando, si incastra. Cioè, devo provarci perché di solito qua quando tolgo il casco la bicicletta fa così, effetto pirla. Vabbè, comunque tu sei seduto, come la trovi? Perché tu sei alto e anche allora, pesante e brutto, possente, robusto, possente va figo, possente va figo. Devo dire che è molto comodo, io faccio spesso questo giochino qua, un po' come Tic, tante volte le sedie non lo reggono, in questo caso la vedo ben predisposta. Mi piace molto il look di questo, di questa anche scrivania in particolare. E devo dire che tiene conto di parecchie esigenze, è bella larga, quindi riesce a metterci tutto. Poi visto che c'è anche là in fondo una sorta di griglia di raffreddamento, cioè nel senso che qua... Non avevo capito, serve a quello. Ma no, beh sì, in realtà se tu magari appoggi qua sotto il desktop l'aria gira meglio, qua c'è un passacavi. Sì. Ma soprattutto... l'ho trovato molto utile. Molto utile, ma tutti i cavi incasinati. Ma soprattutto il... questo non è un porta mouse, in realtà è un portafilo del mouse, perché i gamer preferiscono ovviamente il mouse a cavo perché ha meno lag e questo qua evita che il cavo stia in mezzo alle scatole, c'è questa testina molle, vedete, ci sono proprio delle molle che lo devo viene... dire che ho scoperto da poco, da qualche mese, questa controtendenza tra virgolette, cioè il fatto che il gamer, quello vero, vuole il filo, cioè questa cosa qui a me mi ha un attimino scioccato, anche nei pad classici, il pad del pro gamer al filo, al cavo. Sì, perché ha, diciamo che ha meno lag. Questo è un porta cuffie dove si possono appoggiare, ma c'è anche, e questo qua sotto è un altro prodotto IKEA, no, non il PC Asus, bensì questo porta PC Asus con le ruote. Tra l'altro vi confesso una cosa. Senti Gianlu, mi fai provare? Vai, sedia, prova, così un attimo com'è. Se ti filmo io sulla sedia, vuoi provare? Bravo. Guarda, allora vediamo un test, attenzione, test del Gale sulla sedia. Hai ragione. Prova. Ma tra l'altro... Sì, va giù bene. Super comoda. E tra l'altro io preferisco quelle con la reticella. Ah sì? Perché d'estate devo dire che è un'altra vita. Tanta roba. Sì.
Sì, ma non ti devi addormentare, sennò ti battono tutti online. Mi addormento perché ho visto una cosa figa, anzi due cose fighe, mi è cascato l'occhio. Vai. Riprendo l'occhio, grazie. Perché questa è la nuovissima tastiera di Asus. Qua Riccardo Palombo secondo me impazzirebbe, lui che è feticista delle tastiere. Io impazzisco invece per questo poggiapolso, ma soprattutto questo è il nuovo monitor Asus a mini LED, quindi con più di 1000 zone di retroilluminazione, quindi neri, vabbè non OLED, ma secondo me poco ci manca. La chicca della scrivania, mi stavo dimenticando. Allora, questa è fissa, vedete? Ecco, forse, non so, un qua sotto, un cassettino portatastiere. Guardo di là perché c'è il responsabile Asus che... No, non è previsto. Ok, non è previsto, non lo sa perché giustamente è di Asus. E non di che, magari poi chiedo. Ma quello che mi ha raccontato è che questa scrivania c'è anche un'altra versione motorizzata, quindi con la possibilità, con dei pulsanti, di alzarla e abbassarla per regolare l'altezza in base alla propria altezza e alla propria esigenza. Fico. Cerco un responsabile che è per chiedergli del portatastiera. Ma devo provare anche la camera anteriore, quindi sono riuscito a trovarla. Ilaria, che è responsabile Italia dell'approvvigionamento anche di assortimento, perché è diverso. Ok, perché assortimento è quali prodotti. Esatto, l'approvvigionamento arrivano. È tutta la parte logistica. Perfetto. Che mi ha detto, ma sei matto? Cioè, il portatastiera è una cosa A, antiergonomico. Poi è opzione. Vabbè, sono del 73, avete ragione ragazzi, datemi pure del vecchio. Grazie mille, è stata super gentile. Tra l'altro, non voglio disturbare troppo Gazzoli e Stermi che stanno facendo uno streaming, ma volevo farvi vedere là su quella parete un'altra parte dell'assortimento, che sono quelle sorta di porta tool, quindi porta strumenti. Dal primo di ottobre tutta questa collezione la troverete nei negozi IKEA. E come avrà girato i video questo Oppo? Ciao!